È splendido. Ui, Fofì, buonasera. Sì. Una bella pizza margherita, una napoletana e una buona pizza all'acqua. Raffaele? Ditemi. Com'è una pizza all'acqua? Dunque, la pizza all'acqua non è altro che una pasta di questa qua, molto stesa, che viene bella bella cotta. E invece di metterci del pomodoro, gli si mette molto peperone. Delle pampuglie, un buon forno di mattonelle. No, no, non valgono questi forni elettrici, eccetera, eccetera. Che cosa sono le pampuglie? Le pampuglie sono dei druccioli che ci forniamo dai falegnami. Di che tipo di legno? Della quercia e dell'olive, che sono i migliori, che spargono del profumo molto buono. La pizza si può considerare il condensato gastronomico della fantasia napoletana. Molti scrittori si sono occupati di questo alimento semplice e naturale. Domenico Rea ce ne parla in modo singolare in uno dei suoi primi racconti, Le due Napoli. Sì, effettivamente, io ho parlato bella di essere molto geniale, di essere molto individualistica, e del resto Napoli è un popolo estremamente individualistico. Se noi vogliamo intanto vedere, poiché questa pizza ha ancora effettivamente un grande successo, non soltanto nel mondo popolare, ma in tutte le classi napoletane, come oggi si può dire in tutto il mondo, noi possiamo andare in una pizzeria come quella di Portalba, fondata mi pare nel 1830, dove possiamo effettivamente vedere come nasce, come è fatta, con quali ingredienti, con quali sostanze si regge, si mantiene e continua ad avere tanta leggenda e tanta popolarità questa focaccia così divertente. Cosa, dato che ci sta la questione, sì, sulla pizza margherita, sì, è vero che la pizza margherita, secondo la vostra esperienza, è quella lì che in mezzo porta un uovo, oppure per voi è un altro? No, professore, a me non mi risulta che sia fatta da uovo. Da quando io faccio il pizzaiolo, da quando mi hanno insegnato. Cioè, per voi qual è la pizza margherita? La pizza margherita che io ho conosciuto sempre è quella con mozzarella, pomodoro, formaggio e basilico. La pizza con l'uovo si fa, ma non si chiama più margherita, si chiama la pizza alla cotta. Praticamente, con la pizza quanto cibo si mette in cotto, proprio in grammi, in peso? In grammi, in peso andiamo sempre ai 150 grammi di farina. 150 grammi di farina? La quantità dell'acqua, poi sono i condimenti, ovviamente, olio, non so, formaggio, eccetera. Andiamo ai 150, 180 grammi. Altro che il sole di cui parlava il poeta Bonito Oliva, come vedete la pizza anche lei ha subito una grossa modificazione. Non è più una focaccia rotonda, ma è diventata una cosa di forma rettangolare. Comunque si misura e si consuma a metri qui a Vichequense, nella trattoria, che poi è diventata celebre proprio per questo nuovo modo di fabbricare, di preparare la pizza. Oh, yeah.